abbiamo qui un amico del Salina Dog Fest. Sto parlando di un grande attore, di un narratore, adesso anche esordiente regista, Giuseppe Fiorello. Buona, sei troppo buona, eccomi qua. Caro Giuseppe, allora, so che ti sei occupato come regista di una storia interessante di due ragazzi di Giarre. Mi sono liberamente ispirato a quel fatto di cronaca di Giarre, dei due ragazzi trovati uccisi nel 1980, e poi ho lasciato che la mia immaginazione portasse sullo schermo un'estate tra questi due ragazzi. C'è un pezzo di vita artistica anche di Franco Battiato, il film porta il titolo di una sua canzone, Stranizia d'amore. Stranizia d'amore. E questo è un po' il viaggio, è stata una bella avventura. Quest'anno il Comitato d'Onore ha deciso di premiare una scrittrice siciliana di Messina, trapiantata a Roma, per un romanzo che ha molto a che fare col nostro tema, che è diaspora, incontri e metamorfosi. Chiamo qui per Trema la notte Nadia Terranova. Sono molto felice di essere qui tra isolani, perché si parla del terremoto del 1908, che è stata la più grande catastrofe sismica della storia d'Europa, però non è molto raccontato, non è molto ricordato. Sì, mi sono accorta che scendendo sempre più in giù, dove c'è un baratro, un abisso, a un certo punto da qualche parte c'è una specie di crepa da cui arriva una luce inaspettata. E questo forse ribalta un po' il modo in cui siamo abituati a raccontare le tragedie, calcando su ciò che si perde, e mai su ciò che invece si acquista. Dopo Mohsin Hamid, Vincenzo Consolo, Tar Ben-Jelloun, Abraham Joshua e altri ancora, il Comitato d'Onore del Salina Dog Fest, costituito da Romano Luperini, Bruno Torri, Paolo Taviani, Cristina Comencini, Giorgio e Mario Palumbo, attribuisce il premio Ravesi dal testo allo schermo 2022 alla scrittrice Nadia Terranova per il romanzo Trema la notte. Consegna. Grazie. Giuseppe Fiorello. Grazie.